con Luca Crecco, siamo reduce da una partita importante, no? Quella con il Catania, fra le altre cose, in cui si è entrato da protagonista in occasione del gol di Avenatti. Un bel assist, un bel servizio, insomma. Sì, sì, sono contento di questa assist, della vittoria della squadra, e con Felipe mi trovo molto bene. Adesso continuiamo su questa strada che abbiamo intrapreso. Senti, questa Ternana che insomma ha cominciato ad esprimersi e a fare punti anche, in virtù anche di un nuovo modulo, se vogliamo, un 3-5-2, quindi con più intensità a centrocampo. Il tuo giudizio su questo particolare aspetto? Secondo me il modulo, questo qua di adesso, il 3-5-2, è un modulo dove ci troviamo tutti bene, e siamo ben coperti in campo e in fase offensiva attacchiamo in più uomini, quindi secondo me è un modulo molto, molto bello e in cui adesso stiamo facendo molto bene. Senti, e il tuo inserimento in questo tipo di modulo? Visto che tu un po' hai caratteristiche sicuramente di corsa, caratteristiche un po' diverse, no? Magari ti adatti in questo luogo. Sì, il modulo mi trovo molto bene, anche perché lo facevo nella Lazio, però facevo il quinto di sinistra, sì. Però anche ho sempre fatto la mezzala, quindi mi trovo molto bene. Senti Luca, possiamo dire che il periodo nero della Ternana è passato? Sì, diciamo che non abbiamo fatto bene in alcune partite, potevamo far meglio, ma adesso siamo usciti fuori e speriamo di continuare su questa strada. Ecco, quello che non manca alla Ternana è sicuramente il carattere, l'ha dimostrato a Perugia, l'ha dimostrato a Bari, l'ha dimostrato anche domenica, se vogliamo, anche con il Catania, no? Sì, è vero, siamo una squadra che mette sul campo tutto quello che ha e vogliamo sempre la vittoria e speriamo sempre di continuare adesso come abbiamo fatto queste ultime tre partite. Senti, che campionato è quello di quest'anno? Una classifica, direi, molto 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 corta, soprattutto per esempio fra la Ternana e due punti più in su, tra i 19 della Ternana e i 21 punti sono 7 squadre addirittura. Sì, è vero, siamo un campionato tutti stretti, siamo tutti lì a 3-4 punti e meglio così, speriamo adesso di andare a Frosinone a vincere e di alzarci in classifica. Senti, questa sta diventando anche un po' la Ternana dei giovani, i Brignoli, i Popescu, i Crecco, gli Avenatti, i Valiant, insomma una bella nidiata di giovani guidata da magari qualche giocatore con più esperienza. Sì, dai. È vero, siamo giocatori molto, molto giovani, però che danno tutto in campo, stiamo facendo molto bene con i più grandi che ci danno una mano in più. Ecco, a tuo avviso qual è stato il segreto di questa un po' inversione di tendenza, no? Da Bari in qua, cos'è successo nel pizzico di fortuna in più, un pizzico di, che ne so, di intesa in più, una protezione maggiore per la difesa? Cos'è stato? Che dopo Bari abbiamo preso più fiducia e ci sono venute le cose molto più facili, cioè, nelle partite scorse le facevamo lo stesso, però ci mancava quel gol davanti alla porta che non facevamo, adesso in queste ultime partite invece lo stiamo facendo e speriamo di continuare così. Senti, Avenatti ha avuto parole di elogio per te domenica, sabato dopo la partita. Tu che dici del bomber rossoverde? Secondo me è un giocatore che ha una forza incredibile, lo sta dimostrando e sono contento per lui. Senti, andiamo un po' al presente. Oggi c'è stato un allenamento, un po', diciamo, una seduta essenzialmente tattica per capire quelle che sono le peculiarità del gioco del Frosinone. Per te, diciamo, non dico che è una sorta di derby, però insomma credo che sia la senti un po' particolare questa partita. Sì, è una partita come le altre, sentita come tutte le altre, e quindi speriamo di portare a casa altri punti a questa partita col Frosinone. Senti, il Frosinone non ti spaventa il fatto che il Frosinone ne abbia fatti 4 alla Trapani, 5 alla Lazio nelle ultime due, no, Lazio, al Livorno nelle ultime due partite casalinghe? No, è una squadra che gioca molto bene, c'è un grande entusiasmo e noi andiamo là per fare la nostra partita e speriamo di vincerla. Senti, mi piace questa tua decisione nel dire andiamo là per vincerla, non per giocarcela magari e magari portarvi anche un pari, però segno importante questo. Ti dicevo, si dice che il Frosinone giochi con grande intensità, proprio soprattutto davanti al pubblico amico. A tuo avviso quali sono le armi da contrapporre allora
alla formazione di Stellone? Le armi sono quelle di essere aggressivi come loro, non di meno, e magari fare un gol più di loro. Senti, parliamo un attimo, abbandoniamo il capitolo, diciamo, campionato, parliamo un po' di Luca Crecco e questo inserimento nella Ternana. Sei contento di aver scelto la Ternana, hai fatto la scelta giusta? Sì, sono contentissimo di aver scelto la Ternana e sono contento che la Ternana mi ha dato fiducia e adesso sto ripagando quello che la Ternana mi ha dato. Ti trovi bene con i compagni, ti trovi bene con... con tutti, mi sono integrato benissimo nel gruppo, sono davvero tutti squisiti. Senti, la grinta e la, diciamo così, il trasporto anche mi sembra, no? E il carisma di uno come Bocinov, per un giovane come Luca Crecco, per i giovani come Luca Crecco, cosa significa? Sì, Bocinov è un grande caricatore, ti carica sempre prima di entrare in campo e lo stimo io come giocatore, è stato un grande ancora. Saluto ai tifosi, rossoverdi che verranno, coloro che magari sono stati allo stadio domenica, sono stati a Perugia, e coloro che verranno anche a Frosinone. Sì, un saluto a tutti i tifosi che ci stanno sostenendo. Grazie, in bocca al lupo. Crepe.